E benvenuti tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Questo oggi è il vostro materia serie su Rocket League. Nello scorso episodio che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una sfida da un pitch gamer professionista a uno che ha appena iniziato a giocare Rocket League su console comandata. Beh, andate a vedere il video che vi metto direttamente nelle schede o il video precedente a questo, cioè nel senso, siamo ad episodi, vedete la serie, vedete che cosa abbiamo fatto. Detto questo ragazzi, spero che potete apprezzare questo video, perché quest'oggi, come ho scritto all'interno del video, si ranca all'interno del delle banner, sto per dire, non sono abituato a dire sul Rocket si ranca, però sì, andiamo nel competitivo, andiamo nel 1v1 e dopo qualche partita che io vi faccio vedere un pochettino strategica, anzi perché andare nell'1v1, andiamo nel 2v2 dopo che vi faccio vedere un pochettino di partite strategiche, vediamo un pochettino che cosa riusciamo a fare, quante partite riusciamo a vincere, ma soprattutto a quanto possiamo arrivare. E quindi io direi fare tantissimi tagli quest'oggi, così che il video possa diventare più dinamico e possiamo vedere effettivamente quante win riusciamo a portarci quest'oggi a casa. L'acquisizione del campanello è la fondamentale per il supporto e noi aspettiamo di entrare all'interno della lobby. Ok ragazzi, ci siamo, mappa molto costruita. Sposto un attimo la videocamera, così casomai devono dire dei messaggi, li potete anche leggere voi. Non so quanto siano raccomandabili, ma quelli sono altri dettagli. Ok, forse questo è già gol, vero? Per poco. Non so neanche io come si gioca questo gioco da controller, visto che è da un bel po' di tempo che non gioco da controller, visto che non solo sono andato in vacanza, ma è da più di un mese e mezzo che non gioco da controller. Quindi vediamo un pochettino cosa riusciamo a fare. Infatti il video che voi avete visto controller contro PC, quel video lo registrerò in seguito, quindi non so neanche io effettivamente come è andata la situa là. In before vediamo un pochettino cosa riusciamo a fare quest'oggi. Quindi riusciamo a arrancare senza saper giocare? Spero proprio di sì. Abbiamo 75 di ping quest'oggi. Ho appena fatto lo split test prima di iniziare a giocare a Rocket, perché volevo controllare un pochettino come andasse internet, se si poteva giocare a Rocket oggi. E vi devo dire raga, non mi ha fatto diciamo sognare. Di solito mi fa sempre sognare un 115 megabit sul secondo, e riesco sempre a farlo. Oggi non ho capito che cosa è successo, ma è 65. Quindi fortunatamente oggi non devo fare live, però GG davvero. Devo scrivere questa maniera. No, qual è che era? No, era questo? No, era? Non lo so. Andiamo avanti che forse è meglio. Vabbè, devo cercare la chat giusta. Ok, quindi adesso in poi, come potete ben comprendere, inizieranno vari tagli che vi faranno comprendere io se sto vincendo, sto perdendo o altro, e le varie azioni tipiche per vedere un pochettino se riusciamo a vincere o perdere. Vediamo un pochettino intanto di riuscire a parare questa palla che ci ha parato direttamente il nostro amico, il nostro compagno d'avventura, e noi missiamo questo clamoroso gol. Che parata ragazzi, che parata. Si arriva direttamente qua con una parata assurda. Vediamo un pochettino cosa riusciamo a fare. La riusciamo a spazzare. E vediamo un pochettino se con la prossima azione riusciamo anche a mandarla in porta. Attenzione, attenzione, distraiamo. Distraiamo l'avversario nostro. Non riesce a vedere più niente. L'abbiamo distratto in due. Davvero, davvero, GG. Davvero possiamo scrivere con il tempo adesso? Wow. Nuovo aggiornamento di Rocket hanno fatto, interessante, è da tempo che non vedevo un aggiornamento di Rocket, ma qua sulla Switch farò direttamente tutto quanto da solo, praticamente non devo farlo io, sono automatici gli aggiornamenti, quindi buono. Il bello è che si può fare anche all'interno di una live, potrebbe laggare la live, tecnicamente sì, però con i soliti dettagli. Ok, intanto oltre a questa parata vi faccio vedere direttamente il nostro prossimo gol subito. Oh già, bellissimo sto gol che ho fatto, molto presa. Beh, direi di saltare come l'ho presa, dai. Ah no, non l'ho neanche toccata. Io ho fatto tutto l'avversario nostro. Wow, davvero GG. Davvero, davvero GG, raga. Ok, vediamo un pochettino cosa riusciamo a fare. Vediamo un pochettino come negli scacchi l'apertura. E poi negli scacchi si fa sempre vedere dopo l'apertura il finale. Non ho capito perché il meglio gioco si salta sempre, che dovrebbe essere quello più cruento, e invece si salta sempre. Vediamo un pochettino come va a finire. Qua tutte e quattro missiamo la palla, ma vediamo un pochettino come riusciamo a recuperare. Buona. Forse. Non so neanche io che cosa ho fatto, ma GG.
Ok, forse. No. Forse sì, forse sì, forse sì, forse sì. Perché c'è il nostro compagno. C'è il nostro compagno. Io derapo. Forse abbiamo perso l'azione. Non vi so dire, raga, ma forse abbiamo perso l'azione. Sicuramente adesso l'abbiamo perso perché me l'ha appena demolito. Sempre se il nostro compagno non riesce a fare uno splendido gol. Vediamo se riesce. Opla. Forse ce l'ho fatta io. Forse ce l'ho fatta io. Let's go. No, no, no. Ok. Vai. Vai. Sì, l'ha presa lui. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Bellissimo. Vai. Oh. Let's go, si gode. Let's go. Guarda, quella si stanno mettendo un sacco di parolacce. Mamma mia. Forse. Forse non tocca la traversa. Peccato, 19 secondi. Il culmine supremo adesso arriva. Vai, solo io mi vedo nello specchio. Forse devo vedere dritto con la telecamera. Non lo so. Ma non, mi vedo a specchio oggi. Non ho capito perché. Però fa niente. Vediamo un pochettino cosa riusciamo a fare. Ok, abbiamo 19 secondi per recuperare. Per vedere se riusciamo a dare il tempi supplementari. Pareggio, vinta, persa. Non lo sapremo mai. Vediamo un pochettino. Intanto noi l'abbiamo bloccata. Ok, il nostro avversario vuole farci gol. Ci riesce? Assolutamente no al momento. Quindi vediamo un pochettino cosa riesce a fare. E riesce a sediarci. Davvero GG, abbiamo 4 secondi. Vediamo se riusciamo a pareggiare. Casomai non riusciamo a pareggiare e abbiamo perso. E quindi niente. E niente. Comunque il nostro compagno è abbastanza reale. Non ci manda parolacce. Quindi vi devo dire davvero GG, raga. Davvero GG. Ok, andiamo avanti. Dai, forse riusciamo. Che è successo? Sta laggando? No. Non ho capito. Ok, dobbiamo giocare di nuovo perché abbiamo perso la prima partita. Ma non vi preoccupate perché le 2v2 sono quelle che ci danno più soddisfazione, in cui proprio non si capisce più niente. Accesso in corso, questo è il nuovo account, quindi è normale che non siamo niente. Ah, uno era oro 1 e allora passiamo già a giocare con oro 1. Io mi ero classificato la scorsa volta in duello solitario in argento 3. Vabbè, vi devo dire, ragazzi, che in questo periodo, già ieri non sono stato bene, ho avuto la febbre, ma in questo periodo non sto praticamente giocando quasi per niente. Sto solo editando, facendo le copertine, giocando un po' a Minecraft, ma per il resto non riesco più a giocare ad altri giochi. Oh no, siamo in chat vocale, davvero, spero che non si sente. Spero davvero che non si sente, perché se si sente è proprio buccio. Vabbè che siamo su console, quindi tecnicamente non si dovrebbe sentire. E before si sente. No, si sente, però è il nostro, non so chi è. Allora, il nostro compagno. Oh, mamma mia. Problema. Davvero gran problema. No, ma io non voglio sentire la tua conversazione. Sinceramente, voglio giocare. Sempre se non ci sono momenti di realtà. Vabbè, ve lo faccio sapere se ci stanno momenti di realtà. Sure. Sembra che comunque il nostro compagno stia giocando abbastanza bene. Forse se riesce. Ok, l'ha deviata abbastanza bene. Ok, me la voleva passare al centro. Giustamente io non c'ero perché non me l'aspettavo. Sa giocare abbastanza bene? Spero di sì. Ok. Bella. Bella. Non so che cosa mi stai dicendo, non so neanche che lingua sta parlando, però per i soliti dettagli. Ok, casomai riusciamo a fare questo. Ma no, che razza di lingua stai dicendo questo? Vabbè, non lo so. Comunque, sicuramente il titolo dell'episodio. No, vabbè, già ce l'abbiamo il titolo dell'episodio. Non possiamo dire nient'altro. Per poco. Davvero per poco, raga. Ci ho provato ad andare più in basso possibile, però non so quanto conveniva. Ok, intanto il nostro avversario sta qui. Ok, vediamo un po' che cosa riusciamo a fare. Anche perché non sembra che sappiano giocare i nostri avversari. Vediamo un po' che azioni riusciamo a fare, molto belle. No, no, no. Sì, sì, let's go. Boom. Ok, vai, ho fatto un grande errore, raga. Ho fatto un grandissimo errore. Ok, c'è lui, il nostro bro. Venga, venga bro. Vai, tira bro, tira, tira. Potevi tirare, CC, let's go. Oh, vai. Era un gol pulitissimo. L'ha messa così lenta, 7 metri per ora. 7 metri per ora. È così lenta. Vabbè, andiamo avanti che forse è meglio.
Mi sa che voglio dire. Chi che va? Vabbè. Non sa neanche come si inizia la partita. Vabbè, fa niente. L'importante è che non vuole formare gruppo. Se forma gruppo sappiamo già che cosa fare. Un bel rifiuto oppure abbandonare la lobby. Perché se. Ok, adesso gli avversari stanno in una situazione abbastanza cruciale. Perché non possono fare praticamente niente. Perché noi ogni volta potremmo fare così. A meno che non ci facciamo autogol. Il before sarebbe la cosa più bella da vedere. Ok, sì, era tutto quanto calcolato. Non vi preoccupate, raga. Non vi preoccupate. Tutto quanto calcolato. Vai, bro. Vai, bro, l'ho mancato. Ma mi state completamente. Aiuto. Forse. Cioè. Sì. Ma continuate. Oh. Andiamo. Oh, che peccato, davvero un gran peccato, raga. No. Oh, l'ha presa, bro. No, ce l'ha fatto gol. Goccia. Però il bro non sta bestemmiando nessuno. È cine, bro. È cine. Porta libera. Cosa stavano facendo gli altri? Ora vediamo un pochettino il replay, vediamo un po' che cosa stavano facendo gli altri. Mentre io stavo andando comodamente, gli altri non se ne portavano niente. Buono. GG. Forse mi sta dicendo GG? Forse. No, mi dispiace. Ah, si stavano prendendo a parolaccio. Vabbè. Va benissimo per noi. Upla. No. L'ho missata completamente, no? Io ho fatto sto scarso da console. Vabbè, mi devo abituare un pochettino. Ma come mi ha detto uno, mi ha detto che si può migliorare. Anzi, se si migliora sul controller sia una bestia. Non ha detto si può migliorare. E quindi vediamo un pochettino cosa riusciamo a fare. Ok? Allora, vediamo un po'. Prendiamo un pochettino i comandi mano a mano. Tanto riusciamo a fare tutto. In un minuto abbiamo il vantaggio di un gol. Che altro possiamo volere di più dalla vita? Come prima avevamo un vantaggio di un gol, l'abbiamo perso in 2 secondi. Dai bro, aiutami. Bravissimo. Vai. No, dobbiamo fare l'attacco ultra. Quello a doppio. Quello che col barbaro funzionava sempre. Ma io mi devo portare dentro col barbaro per forza. Devo rankare per forza col barbaro. Perché no. Ma il mio compagno mi inizia a spingere. No. Lui vuole arrivare tempi supplementari. Che vi devo dire, persona molto competitiva. Anche io alcune volte preferivo andare ai tempi supplementari invece che, non so, voler finire direttamente la partita. A me piace molto il supplementare perché sono il momento tanto atteso. È un po' come nell'Armageddon degli scacchi. Il momento tanto atteso. Dopo tante parte si vuole provare ad andare ai supplementari. Questo è un gol pulito mio. Sure, questo è il gol suo. Sure. Quando è che l'ha toccata? Ah, alla fine. Quindi gol suo. Sure. Vabbè, vi faccio vedere direttamente la fine. Ok, abbiamo vinto direttamente. Quindi possiamo giocare di nuovo. Fare forse l'ultima partita. Intanto cerchiamo di non formare il gruppo con questa persona. Anche perché la chat vocale è attiva. E sinceramente mi dà un po' di fastidio. Intanto il nostro ping è sempre 76. Ok, dobbiamo fare una ricerca in corso più veloce adesso, visto che se ne sono andati tutti. Vediamo un pochettino quello che riusciamo a fare. Terza partita e forse anche ultima, se dura un po' troppo. Quella che avremo contro il nostro Angel Gamer TV. Mi sono unito al canale vocale di squadra. Non volevo questo. Buono. Spero che non sia italiano, perché se è italiano abbiamo tanti problemi. Il before non è italiano, perché altrimenti mi avrebbe già risposto. E io non so giocare da controller, ma a quanto pare neanche loro sanno giocare. Quindi forse, dico forse, stiamo giocando abbastanza bene. Sto raccando, sì. Ok. GG. Il bro è forte. Il bro è davvero forte. Però non so come fare i complimenti. Goccia, non so come fare i complimenti. Bel tiro. Ok, ce l'abbiamo fatta. Andiamo avanti, che forse è meglio. Dai. Ok, forse riusciamo a fare una bella apertura come negli scacchi. Non so perché adesso sto mettendo un sacco di questo insieme. Cioè, rankare da un senso di speedrun. Ci troviamo nel canale di battaglia serie, ma stiamo facendo le aperture di scacchi. Vabbè. Diciamo che forse stiamo un po' esagerando. Oh. Upla. No. Sì, la traversa. La cosa più bella che esista. Colpire la traversa nel calcio. Oh, yeah.
la cosa più emozionante che esista. Soprattutto se è l'avversario che lo fa. Oh, là. Ok, leggermente deviata. Quindi tecnicamente dovrebbe andare a favore nostro. E calcolando bene questa parabola, e calcolando che stava una persona davanti e non l'avevo neanche vista, vediamo se riusciamo ad andare avanti. Ok, perfetta. L'ho presa io. No, non so giocare, ok. Non so giocare la controller. Vai, mi deve esercitare un botto. No, che cosa ho fatto? È la porta libera, la porta libera. Hanno pure sbagliato, hanno pure sbagliato. Let's go, let's go. Adesso hanno fatto il volo, il gol, bellissimo. Bellissimo, raga. Aiuto. Troppo bello, è troppo bello questa partita. Dai, raga, non potete dire assolutamente niente. E si va. Una nuova apertura. Ok, strana. Perché non sa fare niente gli avversari. Ok, forse non era buono fare così. Tranne se si faceva questa mossa che permette questa. No, gli avversari non stanno giocando. Ok, forse se fanno così. Dai, dai bro, dove sta il mio bro? Sta? Bro? No, non sa. Ok, possiamo andare nel cine? No, non possiamo andare nel cine. A quanto pare. Oh, no, sì, sì, let's go. Avevo deviato il compagno avversario. Ok, bellissimo, bellissimo. Vai, let's go. È un contrasto perfetto. Adesso vediamo se riusciamo ad andare avanti. Ok, dai. Dai, e il mio bro dove sta? No, vola bene. Goccia, devi imparare a volare. Da computer, tu sei bravo. Da computer, sì, da computer. Oh, da Xbox, non lo so. Vai, vai. Mamma mia. Ma te tesa, nessuno sa giocare in sta partita. Sì, quello che va pure a retromarcia. Bellissimo da vedere. Davvero bellissimo. Vai. Vai. Vorrei un centone, dai. Datemi un centone, per favore. No, è impossibile da parare quella palla. Stava già nell'altro mondo. Ok, idio, bellissimo. Ma? Ma che? Sì, vabbè, non si può giocare. Ma cos'è? E lo devo recuperare. Boh, questo si è attivato, così a caso. Che poi non ha fatto tutti e tre lui il gol, sì, infatti. E quello ha fatto solo un assist, bellissimo. Davvero bellissimo. Vabbè. Eviterei. Aiuto. Sì, Barbaro pure online, bellissimo. Che altro? Che altro vogliamo dalla vita? Ma per favore, ma per favore. Ok. Sì, 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 sì. Non era proprio giusto quello che ho fatto, però ci stavo. Dai. Dove sta il mio bro? Ok. Ok, forse riusciamo a sbaccare. Allora, se siamo nel chill, secondo me riusciamo a fare molte più cose. Dai, dai. E bro. E bro. Il bro non c'è. Perché non c'è più il bro? Ma io posso giocare con delle persone che non sanno giocare. Cioè già io sto da console. Da controller, sì, no. Non sono neanche da PC. Non so neanche più giocare. Perché è da un mese e mezzo che non gioco. Questo mi ruba pure il turno. Che altro vogliamo dalla vita qua? Dai. Bro, dove sei? Che cosa fai? Ti fermi così a metà strada. Dai, gioca. Non ci vuole assai. Che belle partite che stiamo facendo oggi. Assai bellissime. Sì, altro gol. Altro gol. Vogliamo mettere. Vogliamo mettere. Vogliamo mettere. Oh, meno male. Meno male. E è quello là che è arrivato. Bello bello, tutto lui. E alla fine l'ho già fatta. Vediamo se l'avversario forte ci dà la possibilità di fare almeno un gol alla fine. E invece no, la fa lui. E allora io direi assolutamente sì, si abbandona. Non si sa mai, per sicurezza si abbandona sempre. Oh mamma, che brutta partita. Oh, adesso non sa neanche giocare. Cioè io faccio difficoltà, boh, pure lui si mette. Beh, spero che comunque possiate aver apprezzato questa tipologia di video, un po' particolare come tipologia di video, perché devo imparare a fare, come ha detto il Barbro, video brevi, in tempi brevi, però più editati. Quindi diventa in tempi lunghi video breve. E non so quanto sia bello da vedere, però voglio provare a fare una nuova tipologia di video, quindi spero che voi possiate apprezzarla. I miei fuori, chiudete il campanello, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti.